Ciao a tutti ragazzi, come state? Ci mancate tantissimo e per questo vogliamo raggiungervi con un'attività che facevamo di solito che a voi piaceva tanto ed è l'attività di cucina. Oggi prepareremo con voi la pizza. Vi ricordate come facevamo la pizza? Era una ricetta che piaceva tanto. Per fare la pizza vediamo adesso prima gli ingredienti. Vi ricordate, abbiamo tutte le immagini e quindi iniziamo a chiamare il primo ingrediente, che sarà la farina. La farina che sperimentiamo, vi ricordate? Allora, vi fate aiutare da chi avete vicino. Noi utilizziamo questa farina che ha già dentro il lievito e anche il sale. Quindi aggiungiamo solo l'acqua e l'olio. Quando chiamavamo gli ingredienti, tipo la farina, se vi ricordate, sperimentavamo la farina pioggia, sentivamo il profumo, la passavamo tra le mani. Questo è sperimentare l'ingrediente. Per fare l'attività della pizza utilizzavamo delle immagini che voi a casa non avete, tipo quella dell'olio, dei würstel, la farina, le olive. Sono tutte immagini che Carlo, se vi ricordate, o anche l'Annalisa chiamava e l'Alessandra o Gabriele andava a prendere proprio l'ingrediente, ma siccome a casa non avete le immagini, passiamo direttamente all'oggetto. Quindi in questo caso la farina che vi fate aiutare a versare nella terrina e a sperimentare anche l'ingrediente toccandola così a pioggia sulle mani, sentendo il profumo. E via via anche con gli altri ingredienti. Questa farina ha già il lievito e anche il sale. Se utilizzate un altro tipo di farina dovete aggiungere anche il lievito e il sale, ma per questo tipo qui basta aggiungere dell'acqua e anche l'acqua la conosciamo tutti, comunque noi sperimentiamo tutto, sentiamo se è calda, se è fredda. L'acqua che beviamo, ecco qui, e anche l'olio. Mettiamo 2 cucchiai di olio, poi dietro alla carta alla farina qui c'è tutto scritto, anche le quantità, quindi vi fate aiutare. Poi mescoliamo l'impasto. E mescolando l'impasto qui con le mani, vi fate sempre aiutare, sperimentiamo la consistenza, la morbidezza, se è caldo, se è un impasto freddo, se è appiccicoso. Lo sperimentiamo tra le mani. A qualcuno piace? Qualcun altro piace più tagliare poi gli ingredienti, se vi ricordate, c'è anche questo passaggio. Tenuto il nostro impasto, adesso lo stendiamo sulla carta forno, magari ci facciamo aiutare aggiungendo un po' di farina e iniziamo a stendere la nostra pizza, aiutandoci sia con le mani, così sperimentiamo ancora l'impasto, che utilizzando anche il mattarello. Mettiamo ancora un po' di farina. Adesso stendiamo il nostro impasto, lo potete anche battere, sentire,
capire come è fatto, toccare, come abbiamo fatto durante il procedimento dell'impasto. Battere un po' così, stendere, sentire l'elasticità, come facciamo di solito quando siamo qui tutti insieme, che ognuno sperimenta e poi iniziamo a stendere con l'aiuto di chi avete accanto, vi fate aiutare a stendere l'impasto.